Buonasera mister, un match che è partito in salita, però poi avete dimostrato grande carattere. Che cosa portate a casa di positivo oggi? Sicuramente il risultato, la reazione della squadra, perché siamo stati bravi a rimanere aggrappati a una partita difficilissima contro un avversario di assoluto valore, e adesso torniamo a casa e fra 72 ore saremo di nuovo in campo. Esatto, adesso quanto è importante riuscire ad archiviare, tra virgolette, subito questo risultato per poter pensare e preparare la prossima partita? Sicuramente dovremmo essere bravi a recuperare energie fisiche, perché giocando così tanto ci sono, ho cambiato 4-5 giocatori e così sarà anche domenica Empoli. Cercheremo di vedere come saranno i recuperi dei ragazzi e poi cercheremo di fare una partita in migliore di modi ad Empoli. Oggi per l'ennesima volta abbiamo visto l'importanza della profondità della rosa, ma anche l'importanza di avere giocatori che possono magari ricoprire diverse parti del campo. Per esempio penso a Sanchez, che è entrato al posto di Mkhitaryan. Sì, sono entrati bene i ragazzi come erano entrati nelle ultime partite. Non dobbiamo avere nessun tipo di problemi, dobbiamo continuare di questo passo, e chiaramente ho avuto ottime risposte da chi è entrato, da chi era entrato col Milan, quindi sappiamo che abbiamo bisogno di tutti.